30 le istanze depositate per ora per il bando Fare Centro, ma verrà prorogata di 15 giorni, fino a metà luglio, la scadenza per la presentazione delle istanze. Il bando Fare Centro è stato emanato, come è noto, dalla Regione Abruzzo per la ricollocazione di attività commerciali nei centri storici terremotati del 2009. A una settimana dalla scadenza iniziale del 26 giugno, il direttore generale della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera, conferma che ci sarà questa proroga. Si tratta di 20 milioni di euro programmati tra il 2016 e il 2018 per sostenere chi ha riaperto o intende farlo nei centri storici dell'Aquila, delle sue frazioni e dei comuni del cratere, oltre che in località speciali che sono state inserite come Fonte Cerreto o San Pietro della Jenca, con contributi che vanno da 20 a 200 mila euro. Le istanze effettivamente depositate ad oggi sono 30, sono ancora in busta chiusa, verranno aperte dopo la scadenza prorogata. Tra gli obiettivi generali del bando c'è il sostegno al rientro delle attività economiche dei centri storici e nelle altre aree ammissibili, il trasferimento di attività già esistenti o l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, il processo di riqualificazione urbana in via della Croce Rossa, nonché favorire il rientro nei centri storici degli ordini professionali, delle associazioni di categorie maggiormente rappresentative e delle organizzazioni sindacali. Il bando prevede 12 milioni di euro per il biennio in corso, 5 milioni per il 2017, 7 milioni per il 2018, ma in conferenza stampa all'inizio si parlò di altri 7,5 milioni per il 2016, portando quindi il totale a circa 20.